You say I talk too much. You say I'm prendiamo, prendiamo Byron. Byron, bravo Ciccio, bravo. Voglio andare a fare qualcosa. Bravissimo. Certo che questo cavallo è veramente sporco, vabbè. Facciamo vedere anche come si pulisce allora. Mi fai aprire? Grazie. Andiamo. Vieni. O andiamo. Questo è Byron. Oggi ci darà una mano per far vedere a voi tutti come si insegna a un cavallo a stare fermo quando lo vogliamo pulire, preparare, sellare. Faccio questo video perché mi sono venute delle richieste da diversi di voi in cui mi si chiede di spiegare come fare a far star fermo un cavallo quando gli viene messo la sella. Bene, adesso oggi farò vedere in più step come si insegna al cavallo a tutta una serie di cose, non solamente a mettere la sella. Il concetto è sempre lo stesso. Prima di tutto è importante fare questo in un luogo dove possiamo eventualmente spostare il cavallo e non abbiamo nulla intorno che ci possa dar noia o che in qualche maniera possa essere di pericolo per lui o per noi. L'altra cosa importante è non farlo legato. Sembrerà una cosa strana perché da tutte le parti dove andate vedete cavalli legati che si fanno sellare, si fanno spazzolare, eccetera. Quello può essere un po' come classificato come prodotto finale. Quello che noi vogliamo insegnare al cavallo è comportarsi da partner. Quindi non è che un cavallo non deve sapere star legato, è una delle cose basilari, è importantissimo per un cavallo sapere star legato, ma quando io voglio insegnare qualcosa al cavallo, come per esempio pulirlo in questo caso, o pulire i piedi, o mettere la sella, stare fermo quando metto la sella, è importante insegnarglielo senza che stia legato, perché io ho bisogno di togliere la sua componente più fastidiosa, cioè quella della claustrofobia. Il cavallo è claustrofobico per natura. Ogni cosa che lo blocca, che gli impedisce di muovere i piedi, gli crea ansia e anche paura e terrore. Quando il cavallo è impaurito, entra in una modalità che è la modalità fuga o combattimento. Okay? Noi non vogliamo mai che il cavallo nemmeno pensi di andare in quella modalità lì quando sta con noi. Quindi prima di tutto io adesso proverò a pulire Byron senza tenerlo legato, quindi con una corda sufficientemente lunga com'è questa. Le corde Pirelli sono eccezionali per questo, perché sono di un materiale durissimo. Io ho corde che ho qui da 13-14 anni e ancora sono integre. E sono sufficientemente lunghe, la corda corta è circa 3 metri, un pochino di più, e ci permette di lavorare in sicurezza senza dover tutte le volte stare a tirare il cavallo, perché è sufficientemente lunga. Me la posso mettere qui al braccio, così non legata, non legatevi mai niente che possa essere poi tirato via dal cavallo. Quindi cos'è che noi andremo a fare oggi? Cercare di spiegare al cavallo a stare fermo mentre che noi facciamo qualcosa su di lui, In questo caso pulire e alzare i piedi, la prima cosa importante. Quindi qui abbiamo una nostra spazzola, proviamo a vedere se riesce a stare fermo nel mentre che facciamo questa cosa. Premetto, lui è Byron, lui è un puledro di 2 anni, la cui proprietaria Veronica, che saluto, ciao Veronica, ci ha messa a disposizione per fare una serie di piccoli video in cui faremo appunto vedere alcune cose. Perché uso spesso puledri quando faccio video? Beh, perché i puledri sono cavalli che non sono ancora stati toccati o comunque non hanno degli schemi ancora dentro, e quindi ci permette di far vedere bene come un cavallo si comporterebbe in natura. Lui è molto confidente, come vedete,
però non ha ancora grande addestramento, forse avrà magari 5 ore, non di più, è poco che è qui con noi e la Veronica ci ha fatto ancora poco. Allora, andiamo a vedere un attimo. Quindi io voglio pulire il cavallo stando fermo. Mi dispiace che magari vi darò un po' le spalle adesso, però cercate di seguire un attimo quello che faccio. Io stabilisco una posizione e questa è quella che voglio che lui rispetti, ok? Quindi io cercherò di stare fermo con i piedi e farò muovere lui. Ogni volta che si muoverà lo rimetterò qui. Spazzolo. Come avete visto è un cavallo che vive in box con paddock annesso e quindi ama come tutti i cavalli rotolarsi nel fango. È un po' la loro salute questa, potersi svagare, divertire anche con gli altri cavalli. Lui sta diverse ore al giorno con altri cavalli. Ok, ogni volta che lui perde la sua concentrazione nei miei confronti, io gli chiedo nuovamente di rimettersi dove voglio che lui stia, ok? È un po' un indovinello, ancora una volta è un indovinello, indovina dov'è che puoi stare senza che io ti dia noia. Ok? Avete visto, io non ho mosso i miei piedi, ma lui ha mosso molto i suoi piedi, ok? Quindi è più comodo stare qui vicino a me che starsene lontani o pensare ad altro nel mentre che io lo spazzolo, ok? Non è venuto perfetto da questa parte, ma è sufficiente per farvi vedere cosa intendo, ok? Adesso lo pulisco dall'altra parte e ancora una volta non sarò io a muovermi, ma sarà lui a doversi spostare, ok? E di nuovo lo porto qui vicino a me. Se qualcuno di voi sta pensando e questa operazione l'ha già fatta tante volte, vi assicuro che questa sarà la terza o la quarta volta che viene pulito e probabilmente la prima che viene pulita in questa maniera, cioè facendo muovere solo lui e stando fermo io. Ma come vedete i cavalli sono molto veloci ad imparare, pensano sempre col concetto di comodo e scomodo. Quindi ogni cosa che gli viene sottoposta come un indovinello che lo porta da una situazione di scomodità a una situazione di comodità, loro lo imparano in fretta, molto più in fretta che di noi, che invece apprendiamo in base anche a questi concetti ma anche ad altri. È più complesso insegnare a una persona che a un cavallo. Quindi, come vedete, ho la sua più completa collaborazione nel fare questa operazione, che magari è anche divertente per lui, farsi spazzolare. Una volta un mio caro amico mi disse: fare le carezze ci stanno tutti volentieri. È proprio così, a farsi fare le carezze è difficile che uno ci stia mal volentieri. L'importante è che lui pensi che siano carezze e non minacce. Ok, se poi volete potete anche rinforzare questa situazione. Quando lui è stato bravo a questa maniera, potete rinforzare usando un rinforzo positivo. Io amo usare il rinforzo positivo insieme al rinforzo negativo, sono un amante del rinforzo combinato, come viene chiamato adesso, che qualcheduno ha scoperto che si può fare tutte e due le cose insieme, hanno cominciato a dargli un nome,
l'hanno chiamato rinforzo combinato. Io è da veramente da tantissimi anni, ancora prima che facessi Parelli, che usavo fare questo tipo di approccio, rinforzo positivo e negativo insieme. Ok, ci siamo quasi, adesso passiamo alla fase successiva, che è quella dei piedi. Molti di voi hanno problemi con i cavalli che danno i piedi, ma continuano a tenerli legati a due venti. You say I'm falling apart, falling apart.